A calcare un campo da calcio, le tue emozioni? Ma sono contento perché sono passato molto tempo e ho lavorato molto, soprattutto negli ultimi 3 mesi, quindi è una grande soddisfazione. In più è arrivata anche la vittoria, quindi meglio ancora. Sembrava che dovessi smettere addirittura di giocare, poi per fortuna è andato tutto bene. Cosa ti ha detto Mancini? No, mi ha detto di entrare, di fare quello che so fare, e di aiutare la squadra e spingere. Ho visto anche i tuoi compagni andare via, anche il capitano, Jovetic, insomma, pochi sorrisi, eppure quest'Inter a punteggio pieno, come mai? No, secondo me sono già concentrati per la partita prossima, che è una partita difficile. E oggi abbiamo vinto, però come ho detto è passato, quindi abbiamo una partita importante fra qualche giorno, quindi ci concentriamo per quello. Qualcuno dice che avete molta fortuna, è fortuna o è bravura? Ah, io penso che è bravura, poi se abbiamo fortuna spero che dura fino a fine campionato, così vinceremo lo scudetto. Senti, molti dicono che siete una squadra cattiva, oggi primo fallo, munizione. Sì, abbiamo avuto della munizione subito dal primo fallo, che secondo me si può anche evitare, però l'importante è far vedere che ci siamo anche nei contrasti e che non abbiamo paura. Jonathan, ti trovi bene in questo 4-2-3-1? Sì, io sto bene, sono a disposizione del mister e quando vuole o dove vuole mettermi sono a disposizione. 15 punti in classifica, siete da soli in testa, pensate allo scudetto? Ma penso che una squadra come l'Inter può solo pensare allo scudetto, è ovvio che adesso noi siamo su e dipende tutto da noi, dobbiamo guardare solo noi e andare avanti. Ma 10 punti sulla Juventus è un conto? Ma sicuramente abbiamo già molti punti avanti, ma il campionato è appena iniziato, ci sono ancora penso tante partite e comunque non c'è solo la Juve, quindi bisogna stare attenti, ma bisogna pensare solo a noi stessi e così possiamo andare avanti.